Allora, oggi abbiamo trascorso veramente una bella giornata. Intanto abbiamo un siciliano originale con noi, per cui ci siamo permessi oggi di parlare di minnolate, ci siamo permessi di dire cose antiche, allora, perché lui ci comprende. Lui ci comprende. Perché casa sua è in tutto il mondo, certo, quindi lui comprende tutto. Veramente un po' tutto quello che accade in giro per il mondo. Ed è questo il senso, Tony, di questo nuovo brano che abbiamo già lanciato, certo, in prima parte. Quindi è questo il senso. Anche se per l'agenzia delle entrate purtroppo casa mia c'ha proprio l'indirizzo. C'è l'indirizzo, sì, per non trovare. Usano, usano. Voglia che ci, tu, lui aveva mandato il messaggio, come dire, vedete che io stavo munno munno, ma io quando vuole la trovare lo trovo. Tutto il mondo è casa mia, però arrivano lo stesso le notifiche. Ti trovano lo stesso, va. Senti, Tony, che cosa stiamo preparando per quest'estate che arriva? Tu, ho detto prima, sei anche produttore, sì, quindi produci anche per altri. Sì, sono produttore arrangiatore, che è un lato del mio lavoro che mi piace particolarmente. Sì. Quindi che stai preparando di nuovo? Varie cose. Tra una delle cose più belle, diciamo, la mia collaborazione storica con Mario Venuti, esatto, che tutti conosciamo. Ne abbiamo parlato. Sto producendo, ho finito, si può dire, siamo ai messaggi. Ma è vero che a metà maggio esce il primo singolo, sì o no? Dai, dici di diciamo sì. Perché no, lui l'altra volta diciamo ci ha lasciato sì un po' così. Sì, dai, ci siamo quasi. Allora, c'hai un po', ha un po' delegato a te, ho di dirci questa cosa. Spoilerato. No, ma lui l'aveva un po' delegata, perché in qualche modo ci ha fatto capire parlatene che dipendeva un po' da Tony Canto. Era questa cosa? Io non credo. Però alla fine, insomma, oggi abbiamo saputo uscirà, metà maggio uscirà, metà maggio. Sì, un album di inediti molto, sì, molto particolare. Tra l'altro mi ha fatto anche l'onore di essere compositore di alcune delle musiche, cioè Mario si è aperto anche in questo senso. Ah, che bello, che bello. Quindi per me è molto importante. Tra l'altro tu collabori con un sacco di artisti, per esempio Casa, sì, mi pare di aver letto che il testo è in collaborazione con Pippo Rinaldi, Pippo con Caballà. Ah, che meraviglia, ci hanno fatto, ci hanno fatto. Guarda, Pippo, a parte Pippo è il numero uno, è il numero uno. Io lo dico in diretta, non posso vivere senza Pippo. Io a Pippo noi ci chiamiamo quasi tutti i giorni. Tutti i giorni. Le mogli sono gelose. Le mogli gelose perché Pippo si chiamano tutti i giorni. Quando ci sentono ridacchiare casa, casa casa. Di che cosa state parlando? Casa. Stai parlando con Pippo Caballà. Sta parlando con Pippo. Io ricordo 1991, io per primo presentai Fecia Lavica, quel pezzo meraviglioso. Che bello. Al festival della canzone siciliana, anzi il giorno prima che io facevo questo Vediamoci in piazza, che anticipava il festival di Pippo Pattavino. Vabbè, noi ti dobbiamo salutare perché Tony, siamo arrivati. Grazie a voi per avermi invitato, ragazzi. Casa, Tony Siete Canto, fantastico. Ringraziamo ancora Claudio Iudicelli di Atena Produzioni. Ciao Claudio. Ciao. Cercate il canale, si chiama Tony Canto, proprio sì, così. Pubblicità, poi torniamo. Ciao, Tony. Guarda Ciao. Caso torniamo con una cosa bella, perché il 29 marzo scorso ha compiuto 83 anni Astrud Gilberto. Allora, tutto Cori. Pubblicità.